Io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog e Tutorial Italia. Oggi concluderemo il volo che ci ha portato da Pisa fino a Reggio Calabria con il Boeing 737-300 di XEG, o detto anche CL. Il problema per cui vedete il video soltanto oggi è perché sul VNAV c'era un piccolo bug che XEG ha prontamente messo a posto e quindi risolto. Quindi adesso possiamo eseguire il volo in tutta tranquillità e in tutta sicurezza. E la pista su cui atterremo è la runway 33 di Reggio Calabria. Non proprio così semplice eseguire l'atterraggio su questa pista. Nel prossimo video che farò nei prossimi giorni invece cambieremo totalmente aereo, passeremo da un liner a un fighter. Infatti vedremo l'F-18 Hornet di Kolymata, bellissimo aereo, quindi rimanete collegati, iscrivetevi a questo canale YouTube e anche su Facebook, e qui le coordinate, e infine anche sul blog che ormai seguo e su cui pubblico i miei articoli da 6 anni. Quindi rimanete collegati e buon volo a tutti! Bene ragazzi e benvenuti di nuovo sul Boeing 737-300 XEG per la seconda parte del volo da Pisa a Reggio Calabria. Reggio Calabria, che è un aeroporto, come vi ho detto prima, per cui la discesa, anzi l'atterraggio, non è proprio così semplice. Vedremo come utilizzare questo Boeing 737 Classic per questo tipo di atterraggio. Seguiremo il sentiero luminoso sulla runway 33. Perché è importante atterrare su Reggio Calabria, o meglio, perché è interessante atterrare su Reggio Calabria? Perché la pista è disassata rispetto all'ILS. Praticamente vi faccio vedere direttamente cosa intendo. Allora, questo è il nostro atterraggio che eseguiremo appunto sulla pista 33. Praticamente noi arriveremo da questi 156 gradi direttamente su Reggio Calabria, poi eseguiremo una virata per 174 gradi a 11 miglia da Reggio Calabria, eseguiremo la virata per metterci con prua a 17 gradi, arriveremo quindi alla fine dell'ILS e eseguiremo appunto la virata sul sentiero luminoso, che ve lo faccio vedere, è questo qua, e quindi sulla pista 33. Quindi non proprio semplice. Inoltre faremo esattamente l'avvicinamento sulla Piger 1 Alfa, quindi da 156 gradi ci abbasseremo una quota di 6.000 piedi per eseguire tutta la virata che abbiamo visto prima. E torniamo all'interno del nostro Boeing 737 in questo modo. No, noi siamo a poco prima del top of descent, quindi andiamo a vedere esattamente dove si trova con la visualizzazione sugli strumenti di bordo. Ecco, ce la posso fare, eccolo qua, top of descent, quindi a 25 miglia da dove ci troviamo in questo momento. Rientriamo nella visione direttamente all'interno del posto di comando, andiamo a visualizzare l'MCP e cominciamo già a mettere la quota di 6.000 piedi in questo modo. Eccoci qua, 6.008, sbaglio sempre, eccoci qua, 6.000 piedi. Come vedete abbiamo selezionato il VNAV e il Lateral Navigation, quindi praticamente sopra al top of descent dovrebbe cominciare tranquillamente la virata, anzi la discesa, scusate. Siamo a una velocità di 0,79 Mach, 31.000 piedi di quota. Il top of descent si trova a 22-23 miglia, forse un pochino, sì, 22-23 miglia da noi, e andiamo quindi a impostare quelli che sono le frequenze che ci serviranno per l'atterraggio. Prima frequenza che inseriamo è quella di Reggio Calabria,
che è 111 e lo mettiamo sul nav 2, 111, perfetto, e possiamo anche mettere i 156 gradi direttamente sull'MCP per quanto riguarda il corso, 156, sempre difficile in questo tipo di visualizzazione, eccolo qua, 156 gradi, perfetto. Volendo possiamo anche visualizzarlo direttamente sul copilota, eccoci qui, quindi quando saremo vicini lo vedremo. Torniamo un attimino alla visione qua, siamo a un pochino meno di... vedete anche che la distanza RCA è di 91 miglia nautiche. Andiamo adesso a inserire quello che è il nostro ILS per quanto riguarda Reggio Calabria, che sappiamo essere, vediamo dove ce l'avevo scritto, ILS 109.30. Allora, 109.30, eccolo qua, andiamo a vederlo. Ok, non l'abbiamo ancora preso. Ah, cosa importante, mettere il KURS, che è di 17 gradi. Ah, difficile. 17 gradi. Molto sensibile. 17 gradi, perfetto. E questi li abbiamo impostati. Altra cosa che possiamo fare, ve lo faccio vedere con l'FMC, è quello di andare a inserire il fix di Reggio Calabria, che abbiamo detto è essere RCA, Reggio Calabria, 111 come vedete. Andiamo a inserire la radiale e la distanza. La radiale ci mettiamo 174 e la distanza ci mettiamo 11 miglia. Perché? Perché le 11 miglia è dove inizieremo a fare il nostro arco per andare a intercettare la radiale 17 dell'ILS. Quindi rientriamo all'interno, 14 miglia prima del top of descent, vediamo che cosa ci aspettiamo in questo momento. Scusate, ci aspettiamo che la velocità, una volta raggiunto il top of descent, si riduca e che l'aereo cominci a scendere. Probabilmente ci chiederà di dare un pochino di aerofreni e quindi questo, insomma, noi eseguiremo appunto questa indicazione che ci darà il nostro MCP. Ormai ci siamo, vedete, guardiamo anche dell'FMC quanto manca, mancano 9 miglia, molto meno. Dovremmo cominciare adesso, ed eccolo qua. Allora, drag required, ok, quindi diamo un colpo di aerofreni in modo che, vedete, si abbassi questa velocità. Intanto abbiamo iniziato la discesa, vedete, e quindi ci andiamo a posizionare sui 6.000 piedi di quota. Diamo un altro colpo di aerofreni in modo che arriviamo subito. Togliamo la scritta drag required in questo modo, ecco, andiamo a abbassare la velocità. Bei nuvoloni che ci sono fuori. Ecco, altra cosa importante, vediamo se ve lo riesco a fare vedere meglio in questo modo. Ecco, vedete questo rombetto, questo piccolo rombo sta a indicare se noi siamo sulla quota giusta. Possiamo togliere, e abbiamo armato il speed brake, quindi siamo praticamente alla velocità. Adesso noi praticamente siamo leggermente più alti rispetto alla quota di discesa, ma insomma non ci sono problemi, anche perché stiamo veramente, ecco, stiamo veramente sul sentiero giusto. La velocità si riduce ulteriormente, 26.000 piedi. Ok, quindi abbiamo
punto Piger che si troverà, che lo vedete qui adesso, aiuto, punto Piger che è questo qua, che si trova a 30 miglia da RCA, quindi siamo a 62 miglia, quindi significa che abbiamo ancora 30 miglia prima del punto. Ah, qui mi parte un backup, scusate. Sì, ok. Ok, era partito un backup che non c'entrava niente. Comunque 60 miglia, siamo perfettamente sul sentiero di discesa. Allora, non so perché, l'ho provato tante volte questo atterraggio, comunque non so perché, ma gli LS di Reggio Calabria si vede veramente male. Quindi in pratica non si vede il corretto sentiero di discesa, soprattutto su questo livello qua. Si vede quindi se siamo allineati agli LS, ma non si vede se siamo alla quota giusta praticamente. Quindi faremo un po' alla cieca, cosa che insomma non sarebbe bello fare, insomma comunque un po' di esperienza su questa pista ce l'ho. Abbiamo già inserito quelli che sono i freni al massimo, perché tutte le volte ci arrivo a una velocità assurda, no? Comunque dovremmo stare su 140-142 nodi al massimo, quindi utilizzeremo proprio la speed in questo qui direttamente, e per poi togliere anche l'autotrottle. Intanto la discesa continua, 22.000 piedi, vertical speed sui 2. Perfetto, intanto do qualche occhio, 280 nodi, Mach 0638, fra poco dovremo quindi passare ai 250 nodi. Andiamo a chiedere quali sono e qual è il QNH, che è 10-19 per quanto riguarda Reggio Calabria. Vedete che c'è un vento da 350 gradi a 15 nodi, quindi perfetto il terraggio sulla 33. Quindi QNH 10-19, possiamo eventualmente metterlo sul secondo pilota, H10-19, in questo modo, 18-19, così avere un po' un backup, eh? Siamo 20.000 piedi, la discesa continua. Ok, abbiamo impostato quindi 6.000 piedi per passare sopra Reggio Calabria. Dopo i 6.000 piedi scenderemo a 3.000 e l'ILS lo intercetteremo a 2.570 piedi. Poi andremo giù a 1.000 piedi e piano piano seguiremo il sentiero di discesa. Vedete quello che avevo fatto prima? Praticamente io avevo inserito, aspetta, così si vede meglio, faccio IFR, si vede meglio, qui c'è, e non traballa. Allora vedete che qui c'è un cerchio, questo qua l'ho fatto io prima quando ho selezionato, vi ricordate, fix, e ho inserito RCA, questi sono 11 miglia da RCA, e vedremo dopo avere una radiale di 174, quindi vedremo come eseguire la virata. Poi faremo una virata a destra per metterci a 17 gradi e eseguire l'atterraggio. Torniamo alle nostre legs. Ecco, vedete, siamo a 38 miglia dal punto Piger, anzi RCA, vuol dire che fra 8 miglia saremo su Piger esattamente, e dopodiché su l'onda che si trova a 17 miglia rispetto a Piger, e quindi a 13 miglia rispetto a RCA. La quota a cui dovremo puntare è quella di 6.000 piedi, 36 miglia in discesa, 35 miglia dal punto RCA, vediamo che tempo fa fuori,
un bel nebbione. Siamo sempre a bordo del Boeing 737 Classic delle Poste Italiane. Mi piace molto questa livrea, anche perché ho volato su questo aereo, quindi mi ricordo un po' un simpatico volo verso Catania. Benissimo, ecco, allora torniamo sempre in questo tipo di visualizzazione, perché vedete RCA si trova lì, vedete il cerchiolino, proprio da RCA vedremo 17 gradi. Ora, ci sono tutte le indicazioni della rotta da eseguire, perché l'ho inserita all'interno dell'FMC, però insomma gran parte volevano di farla a mano anche per sicurezza, visto che questo atterraggio non è proprio così semplice. In pratica si tratta di passare sopra l'aeroporto, allontanarci quindi, come ho detto, di 11 miglia, a quel punto lì abbassarci a 3000 piedi e atterrare su un LS disassato rispetto alla pista, eseguire quindi un atterraggio in manuale con una virata su un sentiero luminoso che spero riusciamo a vedere. L'ho fatta di giorno perché così si vedono meglio gli strumenti, però consiglio di farla di notte perché il sentiero è ben più visibile. Poi vi darò direttamente sul blog, di cui do indicazioni proprio adesso, vi dirò anche quali sono i link per scaricare questo aeroporto e quello di Pisa, da dove siamo partiti. 13.000 piedi in discesa. Scusate un po' di tosse, il bello della diretta, però sono vivo, non mi preoccupare. Vediamo se mi dice drag required, no? Perfetto. Adesso dovremmo arrivare ai 10.000 piedi. Ai 10.000 piedi praticamente diminuiremo la velocità a 250 nodi, però poi per eseguire la virata per i 17 gradi dell'LS di Reggio Calabria diminuiremo ulteriormente la velocità a 200 nodi, perché così vengono indicate dalle carte. Anche le carte le vedrete direttamente dal blog. Insomma, andiamo a fare una visualizzazione più consona. Ecco qui, così è molto più chiaro. Vedete, laggiù abbiamo la terra, dovrebbe essere la Sicilia se non sbaglio. Eccoci qua, RCA, lo vediamo laggiù. Ecco, siamo su 10.000 piedi, vedete che il nostro aereo comincia a diminuire la velocità a 250 nodi. Gli diamo una mano ad arrivare a 250 nodi, così non mi dice drag required, e cominciamo a impostare sul nostro MCP. Vedete la velocità, nuovi speed brake armati, e adesso dovremo iniziare la discesa. A cosa importante, inseriamo anche la quota barometrica 10-19 di Reggio Calabria. 19, perfetto, abbassata la velocità e scendiamo per i 6.000 piedi. Andiamo anche sul nostro MCP e andiamo a inserire i famosi 174
gradi. Vedete che siamo passati a 200, a 250 nodi, se Vertical Navigation si è attivato, si è disattivato, l'ho riattivato in questo momento, mi dice che è stato disattivato senza volere, quindi io lo rimetto. Perfetto. Adesso scendiamo. La velocità si abbassa ulteriormente, 220 nodi, non è ancora il momento di aprire il flap perché i flap si aprono sui 130 nodi, ma qui stiamo aumentando. Andiamo a inserire i 3000 piedi per sicurezza. Comunque, perfetto. Allora, vedete, mamma mia, è sparito. Vedete il simbolino, questo cerchio qua verde, si sta a indicare che lì ci sono i 174 gradi. Quindi vedete, questo qui è il punto dove inseriamo la virata. Andiamo un attimo sull'MCP, facciamo una virata un pochino più stretta per essere sicuri di farla bene. Ecco qua, perfetto. Torniamo a vedere gli FR e leggiamo un po' di dati. 4 miglia da RCA, 6 miglia sarà la nostra distanza dal sentiero dell'ILS, quindi fra poco ci dovremmo mettere con prua a 174 gradi, tra pochissimo, quindi poco meno di 5 miglia. Infatti sono 3 miglia a distanza da RCA. Gli speed brake sono armati. Cosa importante, diciamo ai nostri passeggeri di indossare le cinture. Entriamo di nuovo, eccoci qua, sono dall'alto. Questa che vediamo è la pista di Reggio Calabria, ci passiamo esattamente su. Quella che vediamo laggiù in fondo è la Sicilia, quindi prima avevo confuso. Entriamo di nuovo all'interno e godiamoci la prima virata. Adesso ci dovremo abbassare per 3000 su 3000 piedi. Andiamo a mettere una velocità, andiamo a 200 nodi speed, in modo che la controlliamo noi questa velocità. Un pochino di aerofreni, in questo modo, su, diminuiamo la velocità, grazie. Eccoci qua, vedete l'ILS che comincia a attivarsi, si trova a 1.008.000 in questo momento. Ecco, lo sentiamo anche, speed brake armati, piedi, in discesa per i 3000 piedi. Un colpo di flap, siamo sotto i 220 nodi, quindi possiamo permettercelo. Impostiamo per sicurezza anche la virata destra. Speed brake armati, 4000 piedi. Sì, siamo scesi un pochino presto se vogliamo, ma è lo stesso. Andiamo un attimo a vedere quali sono i valori. Allora, 230 nodi. Flaps 1, 239 nodi, possiamo mettere anche flaps 2, flaps 5, 225 nodi, andiamo a vedere quanto siamo, quindi possiamo dare anche flaps 2, ok,
siamo a 9 miglia, quindi quando arriveremo a 11 dovremo cominciare ad eseguire la virata. Intanto abbiamo raggiunto i 3000 piedi, sono molto contento, sì, siamo, come ci dice anche il nostro buon... io direi di cominciare la virata, quindi cosa facciamo adesso? Disinseriamo il pilota automatico, mettiamo l'HDG e andiamo a eseguire la virata. Armiamo, anzi lo armiremo dopo, qui intanto impostiamo i 2500, lasciamo 2500 per sicurezza, anche perché sappiamo che non abbiamo la lettura sulla verticale. Ritorniamo a guardare gli FR per vedere dove siamo. Di nuovo continuiamo, altro colpo di speed, scusate, di flap. Ancora qui, adesso andiamo dritto. Anzi, facciamo così, in questo modo. Andiamo sull'MCP e armiamo il Warlock. Warlock armato, 210 nodi, diminuiamo la velocità a 200 nodi. Facciamo 199. Flap. Ed ecco qua, Warlock preso. Drag required, lo cancelliamo in questo modo. E adesso, ragazzi, che siamo a 12 miglia, anzi a 10 miglia, iniziamo la discesa. Vai giù, anzi vai giù. Laggiù abbiamo Reggio Calabria, stiamo scendendo, il sentiero di discesa sarà là, circa qui. Vediamo intanto cosa ci dice il nostro, comunque il Warlock è inserito, siamo a posto, vedete che manca completamente la lettura qua. Adesso andiamo a intercettare, siamo a 9 miglia, 8 miglia. Flap 10. Vediamo per mettere flap 15, 195 nodi, quindi abbassiamo. Siamo a 180. Ok, altro colpo di flap e giù i carrelli. Andiamo a vedere se... Voglio prendere i sentieri di discesa, per favore. Non me lo prende, quindi andiamo a prendercelo da soli. Alla svelta anche, perché è laggiù. C'ha un po' di problemi, non so perché. Andiamo giù un pochino più velocemente. 156 nodi, lo vedete il sentiero di discesa, io no. Comunque dovrebbe essere circa qua. Eccolo lì, un pochino si vede, lo vedete, in realtà è qui, mannaggia, siamo disassati. Purtroppo veramente ci sono dei problemi per quanto riguarda questo maledetto e benedetto sentiero di discesa. Eccolo là, lo vedete, no? Eccolo lì. Adesso praticamente andrò a disinserire, siamo su 140 nodi, 138, sono un po' bassi, 140, eccolo qua il sentiero di discesa,
ci siamo completamente fuori, pazienza. Andiamo a disinserire il pilota automatico in questo modo e andiamo quindi giù, auto throttle disengage, full flap. Eccolo qua il nostro sentiero di discesa. 1000. Eccolo qui. Lo vedete circa, no? Quanto siamo? 149, molto bene. Andiamo a togliere questa spia luminosa che dà un po' fastidio. Eccolo qua il nostro sentiero di discesa. Siamo messi anche abbastanza bene. 139, andiamo un pochino. Siamo un po' la virata, finito. 500 piedi, 400, un po' di 300, un po' di manetta, non stallare, ho tirato troppo. Eccolo lì, perfetto. Siamo alti. 300 sync rate. Ecco. Sync rate. 200 sync rate. Molto sensibile questo Boeing 737, però ci siamo, ragazzi. 100. Ci siamo. 50, 40, 30, 20, 10. Al suolo. Speed break. Scusate, aerofreni. Freni. Perfetto, signori, eccoci all'aeroporto di Reggio Calabria. Benissimo, siamo arrivati. Tiriamo via i freni. Ho messo i reversi. Ole. Adesso purtroppo dobbiamo fare tutta la virata per entrare all'interno. Insomma, questo è stato il nostro volo fino a Reggio Calabria. Spero che il video vi sia piaciuto. Come vi ho detto, purtroppo credo che gli IRAC siano un po' compromessi per quanto riguarda appunto questa versione di X-Plane. Adesso vediamo, quindi dovranno rimetterli un po' a posto. Adesso cerco di eseguire il backtrack. Insomma, il video spero che vi sia piaciuto. Vi invito a mettere, oltre che qualche mi piace, anche seguirmi sul blog e sulla pagina Facebook X-Plane Blog Tutorial Italia, e vi do appuntamento alla prossima puntata. La prossima puntata passeremo dai liner direttamente a qualcosa di un pochino più energico, cioè l'F-18 Hornet di collimata. Cercherò di fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata e grazie per l'ascolto. Alla prossima!